Allora, oltre al modello per i grandi segnali, è concetto importante introdurre adesso il modello per i piccoli segnali. In realtà che quello precedente sia il modello per i grandi segnali si capisce per confronto col modello per i piccoli segnali. Allora, di là cosa avevamo fatto? Avevamo preso una caratteristica e l'avevamo approssimata con una spezzata. Okay? Tutta la caratteristica. In questo senso sono grandi segnali. Per tutta l'escursione delle tensioni correnti abbiamo sostituito la caratteristica con una spezzata. Nel modello per i piccoli segnali facciamo un'altra cosa. Facciamo un'espansione al primo ordine della caratteristica intorno a un punto. Quindi è un'espansione di Taylor al primo ordine della caratteristica. Quindi, essendo un'espansione di Taylor al primo ordine, è una linearizzazione, però vale soltanto nell'intorno di un punto, quindi per piccoli segnali, piccoli spostamenti rispetto a quel punto. Quindi espansione di Taylor al primo ordine. Allora, supponiamo qui che il generatore di tensione sia fatto da una componente costante, chiamiamola Vs grande, e da una componente variabile che chiamiamo Vs piccola. Allora, facciamo quindi V, la tensione del generatore, chiamiamola Vs col pedice grande, è uguale, e così introduco anche una Vs grande è costante, Vs piccolo è variabile. Per esempio, Vs grande, questo Vs piccola può essere una V0 per seno di omega t. Okay. Allora, ne approfitto per introdurre un pochino di nomenclatura. No, non nomenclatura, notazione. Allora, per non introduciamo una notazione uniforme, in modo che non ci sia sempre bisogno di definire tutto. Allora, quando immaginiamo che vogliamo chiamare un generatore, che ne so, V e pedice A. Allora, quando utilizziamo maiuscolo maiuscolo, noi intendiamo la componente costante. Componente costante. Costante, nel senso di statica, va bene? Quando vogliamo mettere minuscolo minuscolo, intendiamo la parte variabile, la componente variabile. Quindi in base al fatto che lettera principale e il pedice siano maiuscoli o minuscoli, automaticamente capiamo a che cosa ci stiamo riferendo. Poi la parte costante lo scriviamo minuscola la prima lettera e maiuscolo il pedice, quindi questa qui sarà sempre la somma della parte costante e della parte variabile. Okay? Variabile vuol dire variabile nel tempo, quindi vuol dire che questa VA è una VA di T. Anche
questo. Quindi, grandezza totale. Questo vale per le correnti, per le tensioni, insomma per tutto. Usiamo la stessa, ora faccio l'esempio per la tensione, per... E poi utilizziamo con maiuscolo la lettera e minuscolo il resto, l'ampiezza della componente variabile. Quindi ampiezza di VA. Ampiezza di VA vuol dire che VA, per esempio, VA di T è uguale a V grande a piccolo per seno di omega T. Vedete, c'è una parte variabile di cui V grande a piccolo è semplicemente l'ampiezza. Ok, così lo introduco una volta per tutte, poi la usiamo automaticamente senza pensarci più di tanto. Poi, vabbè, non è che dobbiamo essere super rigorosi nell'uso di questa notazione. Le notazioni spesso sono un po'... Come, fissare la notazione spesso irrigidisce e complica alcune cose che potrebbero essere più semplici. Alle volte semplifica, noi facciamo un po' come ci pare. Lo usiamo quando ci torna comodo. Allora, dunque, stavamo dicendo, questa è la corrente, questa è la resistenza. Allora, vediamo sul grafico come le cose appaiono. Allora, io che cosa posso dire? Beh, semplicemente potrò scrivere una cosa del genere. Avrò una corrente e una tensione, avrò ovviamente la caratteristica del diodo, fatta così, e poi avrò la retta di carico. La retta di carico dipende da, per esempio, quando Vs piccolo è nullo, la retta di carico passa da Vs grande e passa qui da Vs diviso R. Quindi la retta di carico sarà fatta così. Okay. E quindi questa qui è la soluzione. Va bene? Quando invece Vs piccolo è massimo, cioè vale V0, allora Vs totale varrà Vs più V0 e quindi la retta di carico sarà fatta, facciamolo sottile per non confondere troppo, sarà fatta così, giusto? Quando invece vale l'altra relazione, sarà fatta così. In questo caso avremo Vs meno V0. Vedete, questo è lo spirito del modello per i piccoli segnali. Di fatto il punto di riposo istantaneo varia. No, varia in questo modo, passa così, man mano che oscilla la componente variabile, il punto di riposo si sposta come sto facendo vedere qua. Ok? Mi torna più o meno un andamento di questo tipo. Allora, in questo andamento è abbastanza plausibile dire, vabbè, io insomma quella caratteristica in questo intorno del punto di riposo, che chiamo, questo che è un punto di riposo, quello in, diciamo il valore di EV quando considero soltanto le componenti costanti, va bene? Intorno a questo punto io posso approssimare la retta, la curva rossa con una retta e linearizzare il circuito. Quindi di fatto graficamente io la linearizzazione del circuito la vedo come approssimare nell'intorno di questo punto la curva con una retta. Ok, quindi questo sarà l'espansione di Taylor al primo ordine, espansione primo ordine, e questo qua, questo punto si chiama punto di riposo, e questa cosa buffa si chiama punto di riposo, ma si chiama anche punto di lavoro.
sinonimi. Cosa vuol dire? È in che senso è punto di lavoro, punto di riposo? È il valore, è la soluzione del problema, quindi la coppia corrente tensione applicata al dispositivo, quando trascuro, annullo la parte variabile. Ok? In quel senso è il punto di riposo, è il punto di lavoro perché quando aggiungo la parte variabile la soluzione istantanea si muove intorno a quel punto, quindi intorno a quel punto si lavora. In inglese il punto di riposo, punto di lavoro si chiama operating point. Come si fa l'espansione intorno al punto di lavoro? Beh, un'espansione iterativa è il primo ordine, quindi sappiamo come si fa. Prendiamo una caratteristica del diodo, I uguale IS per E alla V su eta VT meno 1. Scrivo in modo più semplice, VT è KT su Q, è una tensione. Scrivo così, è più compatto. E adesso facciamo un'espansione. Allora, come si fa? Beh, questa è l'espressione che scrivo se ho soltanto le parti, la componente continua della tensione e della corrente. Se aggiungo anche la componente variabile, io chiaramente ho una cosa del genere. ID, chiamiamolo ID e VD in modo da avere pedici. ID più I variabile D è uguale a IS, che è una costante, che moltiplica E elevato alla VD più VD piccolo diviso eta VT meno 1. Ok, questa qui è la ID totale. E analogamente questo termine qui sarà la V di totale. Allora facciamo un'espansione intorno al punto VD. Quindi che cosa vuol dire? Che posso scrivere quindi ID è uguale a ID quando VD piccolo è uguale a 0, va bene, più la derivata di ID rispetto a VD quando VD piccolo è uguale a 0 per VD. Quindi questa è un'espansione rispetto a VD. VD piccolo rappresenta la distanza rispetto al punto di riposo e quindi questo è il termine di ordine 0 e questo qui è il termine di ordine 1. Giusto.
Allora, però guardate di riconoscerlo. Termine di ordine 0 cos'è? Beh, quando V di piccolo è uguale a 0, questa espressione qui è quella di sopra, quindi la corrente viene I di grande. Va bene? Quindi questo termine qua, che cos'è? È la parte variabile. Vedete, ID è uguale a ID grande più ID piccolo, quindi questo è uguale a ID. In pratica, riconoscere questo vuol dire riconoscere la espressione linearizzata. Quindi questo che cosa mi dice? Mi dice che ID piccolo, la variazione di D, è uguale alla variazione di D rispetto alla variazione di VD per VD piccolo uguale 0, che moltiplica la variazione di VD. Ok? Qui ci può andare VD piccolo, VD grande, non cambia niente, ora se volete metto VD piccolo, ma... Beh, preferisco mettere V di grande, in realtà non cambia niente perché è chiaro, sono uguali come ruolo, V di piccolo, V di grande, derivata è sempre la stessa. Quindi posso mettere quello che mi pare, è soltanto un modo. Preferisco mettere grande perché c'è grande anche sopra. Allora, questa quantità dimensionalmente è una conduttanza e quindi si indica con la lettera G. Questa si chiama conduttanza, perché è una conduttanza, è una corrente diviso una tensione, ma è una derivata, una corrente rispetto a una derivata di una tensione, quindi è una conduttanza differenziale. Quindi per calcolare il modello di piccolo segnale non devo fare altro che trovare quella derivata calcolata nel punto di riposo. Ed è esattamente quello che ho disegnato prima, perché quella derivata calcolata nel punto di riposo non è nient'altro che la tangente e la caratteristica in questo punto. Cioè, la stessa cosa che ho disegnato prima graficamente, adesso qui l'ho scritta in modo analitico, ma è esattamente la stessa cosa. Ok? C'è anche un circuito equivalente che posso fare, che è banale, perché in pratica io qui che cosa ho? Ho una resistenza di valore 1 su G e questa qui è la tensione differenziale, la VD, parte variabile della tensione, e questa ID è la parte variabile della corrente. Quindi questo corrisponde uno a uno con l'espressione analitica. Chiaramente quell'espressione analitica descrive una legge di Ohm, quindi una resistenza. Allora, completiamo l'esercizio di prima. Aggiungendo anche una parte variabile. Quindi adesso prendiamo l'esercizio di prima, diciamo che prima avevamo messo soltanto la tensione VS, ora aggiungiamo una componente variabile VA e poi mettiamo di nuovo Dio di una resistenza. Risolviamo questo circuito. Dunque, prendiamo i dati di prima, mettiamo gli stessi numeri, così usiamo i risultati. Vs è uguale a 3 volt. Cosa c'era? V gamma uguale a 0,6. Rd uguale 50 ohm,
R uguale 1 kg. Questa era l'espressione prima. Adesso abbiamo già trovato la soluzione, no? Il punto di quello che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato la soluzione di questo sistema con V a nullo. Quindi appunto il punto di riposo, quello che abbiamo quando la parte variabile si annulla. Okay, questo l'avevamo già trovato. Ve lo ricordo, anzi non me lo ricordo, andiamo a guardare insieme. Avevamo trovato questa soluzione, no? Quindi I uguale 2.4 mA, Vd uguale, beh, questa roba in realtà non avevamo scritto l'espressione, quindi 2.4 mA per 1 kOhm, no per 1 kOhm, per 50 ohm fa 120 millivolt più 0,6 fa 0,612. Quindi abbiamo trovato Vd, parte costante, 0,612 volt, e Id, che è la I, chiamiamola Id, vedete io non riesco a stare molto, mettiamo qui il totale, questa è Vd e questa è Id. Id, parte costante di Id, era, come ti era venuto, 2,4 mA. Ok, quindi questo è il punto di riposo, l'avevamo già calcolato. Poi adesso, quindi, dati il problema, dobbiamo aggiungere anche VA. Allora, VA, diciamo che è uguale a 0,1 per seno di omega t, dove omega è 100 radianti al secondo. Allora, come procediamo a risolvere il circuito? Beh, prima calcoliamo il punto di riposo. Che cosa vuol dire? Che annulliamo le componenti variabili. Quindi qui c'è un generatore di tensione, annullarlo vuol dire sostituirlo con un generatore di tensione nullo, cioè un cortocircuito. Okay? Fosse stato un generatore di corrente, annullarlo avrebbe voluto dire sostituirlo con un generatore di corrente nullo, che vuol dire un circuito aperto. Okay? Fatto questo, adesso riattacchiamo la parte variabile e scriviamo l'espressione qua alla maglia con la parte variabile. Vedete, la cosa è abbastanza semplice, perché se io scrivo mi viene Vs più VA è uguale a VD grande più R per ID grande. Quindi questa è l'equazione alla maglia. Adesso però io mi ricordo che Vd grande, V piccolo di grande, è uguale a Vd grande, parte costante, più parte variabile, e anche Id si scompone nello stesso modo, quindi ho parte costante più parte variabile. Beh, allora io che cosa faccio adesso? Adesso dico, vabbè, ma io il calcolo con la parte variabile nulla l'ho già fatto, quindi Vs uguale a Vd grande più Rd grande, l'ho già risolto, questa soluzione che ho trovato prima annulla esattamente questo, no? Perché è la soluzione quando la parte variabile è nulla. Quindi che cos'è che mi rimane? Mi rimane soltanto Va uguale a Vd più R grande ID. Quindi questo è un termine. E poi cosa ho? Ho la relazione tra VD e ID. Stavolta la relazione interna tra VD e ID. Quindi ho che VD, anzi, che ID piccolo è uguale a G per Vd, come ho scritto prima. Questo è il sistema lineare. Bene, quindi questo è il sistema che devo risolvere, è un sistema lineare che mi darà un valore di Id e un valore di Vd. Lo stesso sistema è perfettamente uguale a un circuito,
perché io posso scrivere questo come un circuito. Vedete, ho VA uguale a VD più RD. RD è questo, ID è la corrente che passa nella maglia, e poi al posto del diodo posso mettere direttamente il circuito dato da questa relazione. Quindi qui ci vuole una resistenza di valore 1 su G. Questo è il circuito. Questo circuito si chiama circuito per i piccoli segnali. Allora, il circuito per i piccoli segnali è una cosa che si disegna automaticamente, perché vedete, è parente stretto del circuito iniziale. In realtà che cosa è successo? Che ho eliminato i generatori costanti, quindi VS non c'è, perché i generatori costanti da quella semplificazione che ho fatto prima vengono eliminati, sono già considerati nel punto di riposo, le componenti lineari mi rimangono, e poi l'altra differenza è che al posto del dispositivo c'è il circuito equivalente per il piccolo segnale, la resistenza 1 su G. Questo è un discorso generale. Il circuito valido per i piccoli segnali si ricava automaticamente dal circuito di partenza. Basta tenere presente che se voglio valutare solo le differenze rispetto alla parte costante, devo eliminare tutti i generatori costanti, devo lasciare tutti i componenti lineari e quelli non lineari li devo sostituire col circuito equivalente per i piccoli segnali, quindi col circuito linearizzato. Questa è la cosa. Mi devo ricordare che eliminare un generatore di tensione, quindi sostituirlo con un generatore di tensione nullo, vuol dire cortocircuitarlo, sostituire il generatore di corrente con un generatore di corrente nullo per il circuito per i piccoli segnali vuol dire sostituirlo con un circuito aperto. E questo è l'unico aspetto che devo effettivamente ricordarmi. Perché li annullo? Perché, come vi ho fatto vedere prima, quando scrivo l'equazione completa mi si cancella tutto, per il fatto che tutte le componenti costanti si cancellano perché sono già semplificate quando sostituisco alla parte fissa il valore trovato nel punto di riposo. Allora, questo circuito rosso qui è banale da risolvere. In realtà l'unica cosa che mi manca è che mi manca G adesso. No, non l'ho ancora calcolato. Beh, quindi facciamo un attimo quello. Allora, abbiamo visto che cos'è G. G è per definizione la derivata della corrente rispetto a VD nel punto di riposo, quindi quando VD piccolo è uguale a 0. Allora, questa calcoliamola un pochino. ID è uguale a IS per E alla VD diviso eta VT meno 1. Allora, se io vado a fare la derivata, che cosa viene fuori? Va bene, è un esponenziale, quindi mi viene 1 su eta vt per is per e alla vd diviso eta vt. Questa è la derivata. Beh, che cosa succede? Va bene, se VD è maggiore di, cioè è positivo, è abbastanza grande, in realtà l'1 è trascurabile rispetto all'esponenziale, quindi in pratica questa roba qua posso dire che è uguale a ID. Quindi in pratica, ok, sono in questo caso, no? Perché vi ricordate, VD veniva 0,612, quindi è abbastanza grande. Sono nella situazione in cui posso dire, va bene, la derivata di ID rispetto a VD è uguale a ID diviso eta VT. Se la voglio calcolare quando VD piccolo è uguale a 0, quindi qui quando VD piccolo è uguale a 0, vabbè, quando VD piccolo è uguale a 0, la ID è la I grande D, è la parte del punto di riposo.
Quindi questa è la G. A questo punto i dati ce li ho tutti, in realtà non vi ho dato nel problema quanto vale eta. Mettiamo eta uguale a 1 per semplificare, ok? Quindi poniamo eta uguale a 1 per semplificare, mi viene G uguale 2.4 milliampere diviso VT. Ecco, VT dipende dalla temperatura. A 300 Kelvin VT vale 26 millivolt, quindi supponiamo di essere 300 Kelvin, insomma primavera. VT vale 26 millivolt, quindi questo rapporto fa 0.09 ohm alla meno 1. E a questo punto posso risolvere il tutto. Avevo detto VA, ora posso risolvere tutto, come proviamo a risolverlo. Facciamo il circuito da capo qua. Avevo qua VA, qui 1 su G, qui R, e questa corrente qui è D. Allora, ID piccolo uguale a VA diviso R più 1 su G, uguale, VA ho detto è 0,1 per seno di omega T, quindi qui mi viene 0,1 diviso, mille più 1 su G 0,09 abbiamo detto fa 11, 0,1 diviso 1000 11, beh diciamo che fa 0,1 milliampere per seno di omega t. Questo qui è quella che chiamerei I grande di piccolo, cioè la parte variabile, cioè l'ampiezza della parte variabile. Okay? VD piccolo è uguale a ID piccolo diviso G, e quindi è 0,1 milliampere per 10 a meno 3 diviso 0,09 per seno di omega t. 0,1 diviso 0,09 fa 1,1, mi viene 1,1 millivolt per seno di omega t. Quindi per concludere posso dire, ok, a questo punto la tensione ai capi del diodo è 0,6,12, parte costante, più 1,1 per 10 alla meno 3 seno di omega t, chiaramente volt. La ID invece è uguale a 2,4 più 0,1 seno di omega t, con unità di misura milliampere. Okay. La tensione sulla resistenza di uscita, vabbè, posso trovare per differenza, in sostanza V grande sarà uguale a VS più VA meno VD. Quindi la parte costante sarà 3 meno 0,612, quindi 2,388 più VA è 0,1 meno quello fa più o meno 0,1 lo stesso, seno di omega t in volt. Quindi uso il modello per i grandi segnali per ricavare la parte costante e il punto di riposo, e il modello per i piccoli segnali lo uso perché ho un generatore variabile piccolo
che mi consente di linearizzare il sistema. Ok? Dunque, qual è il limite di questa procedura? È che chiaramente si tratta di un'espansione al primo ordine, torno un attimo indietro, che quindi vale finché effettivamente l'espansione è accurata. Quindi vale per piccoli spostamenti rispetto al punto di riposo, insomma sufficientemente piccoli che la linearizzazione della caratteristica sia ragionevole. Okay? Dal punto di vista dell'ipotesi di partenza, quell'aspetto è chiaro. Nella pratica, quello che succede è che uno usa l'analisi di piccolo segnale anche quando ci si allontana abbastanza dal punto di riposo, perché tanto comunque altrimenti non sa che fare, no? E spera eventualmente di fare una simulazione successiva tenendo conto di tutta la caratteristica e delle non linearità. Però ecco, tipicamente non si riesce a fare, diciamo, a meno del fatto di usare l'approssimazione al primo ordine anche quando non è proprio così precisa. Okay? Uno a quel punto chiama le variazioni, gli errori dovuti al fatto che l'approssimazione al primo ordine non è corretta, e inizia a chiamare distorsioni, distorsioni non lineari. Ma chiaramente è una cosa che ci deve essere, e dipende semplicemente dal fatto che ho inserito in ingresso un segnale insomma, troppo ampio per quell'approssimazione. Però è importante essere consapevoli del, come dire, dei vincoli e delle condizioni sotto le quali un'approssimazione è realistica, è accettabile, però poi in pratica uno in molti casi è costretto a, come dire, a forzare un po' la mano e a usare l'approssimazione anche un po' fuori dell'ambito di validità, sperando di non sbagliare troppo.